Salve ragazzi, qui del 38, l'ultima partita abbiamo fatto con lo Yure nella casa grande e ci ha fatto veramente ansia. Devo essere sincero, mi è venuto un po' di ansia all'inizio, ma veramente che sono state cose nuovissime e inaspettate. Complimenti il gioco che mi ha fatto. Stesso Dictator lo conferma, l'ha confermato pure lui che è stato un po' difficilino. Sì, no, là ci ha dato proprio, veramente ci ha messo ansia addosso. Allora, detto questo, mo faremo quella media e quella piccola, anzi prima quella piccola e poi quella media per concludere, almeno per questo periodo di gameplay, poi ovviamente ci saranno altre magari con Dictator appunto, e vi voglio far vedere l'entità, come feci con la Chimera, però essendo che la casa piccola e quella media si vede un po' di più le stanze, quindi si nota bene l'entità, potremmo sgamarla, parentesi, ma non perché... è necessario solo quando abbiamo dato tutti gli indizi, abbiamo capito che cos'è. Non è che lo facciamo giusto per, perché sono l'entità invisibile. Detto questo, stiamo analizzando anche le caratteristiche dell'entità. Allora, per esempio, se noi partiamo dall'inizio, effigi. L'effigi non lo vediamo quasi mai, però effettivamente come entità è pure tranquilla. Solo che è riconoscibile perché praticamente brucia tutto. Fa danni in casa con le piante morte, cioè le brucia palesemente, può accendere candele, può, se si mette, se, accende candele se, nel suo passaggio, questa è una cosa interessantissima. La Rusalka è silenziosa, è muta, cioè è un'entità molto calma, può fare qualche cosa, infatti posso vederla anche nel common e nell'uncommon, non fa praticamente nulla. Però può rompere scatole con gli esteem rare, cioè e quindi quando inizia a fare cose estreme, raga, è in confusionario perché non si capirà più nulla, essendo che l'unica cosa che può farci capire che è lei, se non sbaglio, dovrebbe essere solo una cosa. Lucuea, cioè lo strumento musicale, però dovrebbe fare qualcos'altro. Ah, ecco, disponded breath, cioè dovrebbe farsi un lamento brutto in femminile. No, così. Cioè dovrebbe effettivamente piangere che essendo una versione femminile è una donna. E se ci arriva, sperando che non ci darà noie, forse potremmo vederla. Però è forse l'entità più inquietante che hanno realizzato. L'effigi è un po' più tranquillo, cioè fa un po' più di interazioni, però... vedete, considera che fa le cose delle candele, le accende, cioè figurate, quindi già alcune cose potremmo sgamarlo facilmente. Però vi dico che l'entità è un uomo tutto bruciato con la faccia pure scheletrica. Demone, vabbè, il demone è un demone, è proprio un cornuto mazziato, una sottospecie di Hellboy, palesemente. È sempre stata una rottura di scatole, molto aggressivo in certe occasioni. Lo Shade è molto calmo, però può darti noia perché fa molti rumori molesti. Avete visto la Chimera la volta scorsa? Ha dato un fastidio disumano. Però la Chimera e lo Yurei hanno una cosa in comune, il lamento. Solo che sia la Chimera e sia lo Yurei fanno versione bambino, che secondo me c'è un bug, perché secondo me la Chimera fa il bambino come lamento, solo che non è stato selezionato e quindi è un casino, hanno fatto quei bug e ancora tuttora c'è, quindi figuratevi. Poi non so, magari durante questi video magari poi lo aggiornano, alzo le mani, tanto farò qualche live e può darsi che farò un video aggiornato. Detto questo, lo Yurei quello che rompe le scatole, fa molte più cose sia comuni che non comuni, è veramente pesante. Poi abbiamo il mare che estrae il tranquillo, ma però fa le cose più inquietanti. Mette le cose di soggezione, effettivamente, perché gioca tutto sulla psiche di farti agitare. E ci troviamo. E basta. Loni, vabbè, Loni è Loni. Loni è Loni. Loni è quello che odiamo tutti. Tutti odiamo Loni. E Brone sa qualcosa. E se non sbaglio, proprio Loni è stata la prima a ucciderlo in Phasmophobia. Non mi ricordo come chi era, però o era il Gin o l'Oni, uno dei due. O Gin o l'Oni, comunque sì. Quindi a tutta posto. Bene, detto questo, oggi facciamo quello piccolo. No hard, quel cavolo. Già voleva mettermi hard in amicizia. Facciamo quello. Setup. Radio me when you want to leave.
Mo ce lo siamo chiamati la Rosalca. Rosalca. Ne hai parlato così bene, pure se non si presenta, ma poi lo devo Non ho detto niente di particolare, ho detto solo che è un pezzo di merda perché non fa mai nulla. presentare. Intanto vado ad accendere la luce. Sì, perché così scopriamo se spegne o accende. Otto, questo Guarda, sta cinque. proprio a cadere il tipo, vuoi accendere la luce? Eh? Vuoi appicciare È arrivato la luce? a uno, controlla se c'è la pizza, perché è arrivato a uno il No, no, è termometro. passato a due. Vedi? Uno. Brava, uno. Basta. Uno. Zero. E poi uno. Dai, vaffanculo. E tua mamma è una grande meno uno. L'ho toccato. No, perché. Madonna. Vabbè, questo è pure bug, però. Va bene. Meno. Ok, freeze. Però. Tua mamma è una grande fantasma. E fu così che si incazzò come una iena. Bene. L'abbiamo trovata! Oh, subito, meno male, meno male, Lo scandinato, meno male. invece, Ok, lo lo scantinato. scandinato sono sempre quelli più pericolosi. Vabbè, sei tutto a posto. Sono chiusi là dentro, dicono, vieni a giocare con me, vieni a giocare con me. Tanto hanno già fatto tutta quella cosa del tipo. L'abbiamo visto palesemente come metto le freccettine per dire che siamo qui. Già il fatto che non fa interazioni, la cosa già mi fa capire che può essere una rosa. Ha fatto volare un libro. No, non è un libro, scatole. E credo che gli sono un po' girate un attimo le cose. Un attimo. Non Quindi fa momento. volare oggetti. Più che volare, butta, però è uguale. Appicciata la luce, non l'ho acceso io sta luce. Aperta. Aperta porta, vuol dire che forse fa cose fuori? No. No, aspetta, ha aperto la porta. Accende e spegne la luce. No, non è una rosalca. Già il fatto che ha aperto le porte ha spento pure il contatore. Andiamo con calma. La rosalca cosa fa? Football? Oh no, no. Ok, già anda tutto a quel paese. Però spegni il contatore, ok. Sai che il problema è che loro fanno la stessa cosa anche con il rare, quindi è un po'. No, vedi che già inizia a essere un problema. Allora, cancelliamo tutto e andiamo per ordine. Ah, giusto. Freeze. Poi andiamo qui. Ho visto che accende e spegne le luci. Quindi. Contatore è andato a fanculo. L'ho visto subito. Sei sicuro? Sì. Guarda, Controllato da spendere il contatore? ti faccio vedere subito. Dov'è la torcia? Mi scuso! Non vuole. Non vuole. Oh! Ma mi pigli. Sai che non sei gradito. Ho notato. Dicevo. Guarda qua. Appunto. Ho capito, me ne vado. Mi scuso. Mammo Ok, rogarmene, no? allora apre e chiude le porte. Il contatore rompe i piatti. Ok, non è una rusalka. Può essere un oni, chimera, demone. Già te l'ho Vai detto. là, tieni là, tieni, rompe i piatti. Smash break. Sì, aspetta. Che con calma. E credo anche bottiglia, perché ho sentito una bottiglia. Allora. Apre e chiude le porte. Lo tieni là, il secondo. Sì, in alto. Il secondo. Sì, lo stavo facendo. Contatore l'ha mandato a quel paese, però aveva acceso e spento le luci, quindi devo trovare anche la cosa che hai rotto il Delle cazzo. luci. Sì, che stava più giù comunque. Fatemi un attimo pensare, raga. Questo secondo me abbiamo beccato un oni, eh? O un demone. Oh, non lo trovo. Dov'era? La cosa della luce. Non lo trovo più. Va bene. Eccolo là, Aspetta, eccolo qua. Sì. turn on off light. Che bellissimo, demone, oni, figi chimera.
Hai detto pure che spostava gli oggetti, però, eh? Vabbè, butta, sì, però mo vediamo un po'. Andiamo. Butta molti libri, già questo è buono, può essere un demone. Butta rompe bottiglie, spacca bottiglie. Ok, i libri non li abbiamo segnato. Perfetto. Vediamo se parlo, ma ormai non mi sono rassegnato. Where are you? Where are you? You friendly? Yeah. Così impari. Vedi, pezza luce, io non l'avevo accesa, l'ha acceso lui. Quello l'ho lasciato aperto, volevo vedere solo se c'era qualche altra cosuccia. Tanto abbiamo giusto le ultime cosucce prima di uscire, faccio un resoconto. Sì, ogni tanto controllo se ha messo dei croci. Devo girare un po' per con calma. Madonna, questo non fa nulla. Quello che mi dà fastidio, non dà nulla. Intanto andiamoci, che ci ha dato Ant e già gioca con la nostra torcia. Beh, vedete questa qua, noi come possiamo secondo voi sgamare l'entità così? Semplice, dobbiamo accendere la luce e poi vederlo da qua, quando arriva. Ecco come lo scopriremo. Bene. C'è un problema, gioca con la luce del giocatore, quindi change, dov'era? Open no, play ok, no, flash no, aspetta, flash rating, sì. Sì, perché in Italia, perché nella versione Ghost Wiki avevano messo writing player, se non sbaglio qua sotto, poi c'è il disable e cose, però questo quindi l'hanno sostituito. Sento una voce molesta e credo che è tua sorella di nuovo. No, non è mia sorella, la radio. Un altro fan di Maria De Filippi. Poi allora, grazie. Si è incazzato. Ha detto no, 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 Maria De Filippi. Ah, chiudo, chiudo. Quando la signora Maria De Filippi ha spento la televisione, rendiamoci conto, eh? Allora, TV e radio, radio, radio. Demone Figi, grazie, grazie. Mo' ha spento di nuovo tutto. Ma ha spento tutto? O perché ha avuto spegnere? Ha spento tutto. Allora, la radio è questo. Allora, il contatore lo spegne, quindi lui adora. Dovremmo vedere le piante. Fammi vedere 66. Dovremmo vedere le piante. Piante. Se sono bruciate. No, sono ancora vive. Accende tutte le radio. Demone. Può essere un demone, sì, sì, un bel demone. Allora, però mo uno mi dirà, come fate a intuire se è un demone o effigie? Facciamo così, dobbiamo andare su Ghost per forza e vedere sulla caratteristica demone e effigie. Sulla versione comune il demone fa radio, è acceso la radio più di una volta, apre e chiude la porta, ci troviamo, ce l'ha chiuso praticamente in faccia più di una volta, accende la TV, ok, ha spento il contatore, ci troviamo, ha spento e acceso le luci, sì, questo ancora non l'ha fatto, Ketto, right, questo non l'abbiamo ancora visto, quindi queste cose comuni non le abbiamo poi viste, queste qua.
Rare, smash bottle, sì, qualche bottiglia però le ha rotte tutte, sono state rotte in teoria. No, Mica fatto le tombe fuori. vedi, stanno qua. Però ha fatto l'exchange play Flash Knight. Quindi diciamo che di common e non comune abbiamo un po' di roba. Rarietà. Non li abbiamo visti questi, non abbiamo visto niente, neanche la palla non l'abbiamo vista. Let's pentagram non l'abbiamo trovato, infatti dobbiamo cercare un po' in giro per le case, adesso dobbiamo fare una perlustrazione. Vedi, c'è sta cazzo di radio continua. Quindi mo vediamo l'effigie. L'effigie cosa fa? Comune, radio, allarma, ancora non l'abbiamo trovato l'arma, perché non l'ho trovato dove sta. Spegne le candele, teniamolo accendite. Ci sono delle candele in casa? Accendile Non mi risponde. con l'accendino, vedi se le spegne. Bro, però. Oh, tombe, Ok, tombe. può essere un demone. È un demone. Sì, perché il demone faceva le tombe all'esterno. Vai, mettilo nell'eliminator, così No, pure. che palle. Pure l'effigie. Flat painting. No, aspetta, che cacchio ho detto? Sono un verso molesto. Comunque, aspetta, andiamo su Eliminator. Quindi Vai, abbiamo dig grave. disboding. No, è pure io che cacchio ho detto. Dove sta? Perché è sotto. Sì, dig grave. Eccolo là. C'erano tutte e due. Vabbè. Prova a vedere il fatto delle candele. Prendi l'accendino, vedi se ci sono candele in casa, accendile, vedi se te le spegni. Ecco, le vedi? Qua ci sono. Appena un attimo l'accendino, vedi se te le spegni. Però tecnicamente, al di là spegnerle, no, non funziona, devo mettere che cos'è il candela, io non ce l'ho il coso della candela. Ce ne sono troppe rari però. Sto L'oculele. sì, l'oculele. Piano. Devo spegnere la radio, bro, perché questo succede che se ho la. Se lo devo esorcizzare mi dice di togliere tutte pensare. No, devo riflettere un attimo. Non è fa. Vedete quando poi succede questa cosa? Perché sei nel dubbio. Metti l'oculele. No. No, vabbè, questi sono i cosi delle lancia coltelli, sì. No, ok. L'oculele. Eccolo là. E ce l'hanno tutti. Niente, tutte e due. Ci Vedete? serve qualcosa di più specifico. Il pentagramma, i crocifissi inversi nei muri, quelle sono le cose che. Oh, allora non me l'hai spenti. E sai che faccio una bastardata? Eh no, è perché non so che cosa sei. Non ho niente, tu non mi hai dato niente, frate. Niente mi ha dato. Niente perché sono simili, sono due demoni, capito? Però almeno una spirit, un FM, un ghost. No, ghost orb no, perché ormai abbiamo capito. Però la music box, qualcosa. Se no devo farlo apparire. Però se lo faccio apparire non ho niente io. Perché allora se io vado su esorcizziamo sia effigi il Only Waiter e rune
Il demone invece è crocifisso e candle. Sono due cose distinte e separate, o uno o l'altro, e io non posso rischiare. Perché entrambi fanno le stesse cose. Può essere un demone. L'unica cosa che devo fare la bastardata di stare qui a aspettare. Ecco, vedi? Vedi? E mo mi tocca. Devo vedere, raga, l'unico modo è fare questo. Ovviamente quando ci attacca sempre muti, a prescindere, muti, cioè non dobbiamo fiatare. Cioè, noi, io e Dictator. No, perché forse è l'unico modo per sgamarlo. Sì. L'unica cosa, speriamo che non esce trasparente. Però, attenzione, se appare in cattiveria potrebbe scaturire qualcosa in più. Perché fa un'interazione extra. Vedi i piatti come si teletrasportano, si chiudono, vedi, si tolgono per fare altri rumori da qualche altra parte. Allarme, finalmente l'allarme. Può essere un'effigie, attenzione. Madonna, mi sono cagato sotto. Oh, ancora messo un allarme? Sì, no, l'allarme c'erano tutte e due sempre. C'erano tutte e due, la svegli? Sì. Eccolo là, ring all'arbo, porco Dio. Devo giocare su di loro all'esterno, non mi aspetto tutte le luci, dai. Però si capirà benissimo cos'è un demone, cos'è un bastardo di quello. Perché lo vedrai, uno bruciato e l'altro è poi un demone. Sempre se si mostreranno. Poi se... Perché l'entità lo stiamo un po' sgamando, capi? Però io sono sicuro che può essere un demone. Fa più azione da demone, infatti credo che mo vediamo. Ma c'hanno tutte e due le stesse cose, quindi sì, sono tutti uguali. Secondo me sono due demoni, due tipi di demoni. Però ci sta quel particolare che te lo fa cambiare uno rispetto all'altro. E mo vediamo. Mamma mia che fastidio. Io prima volevo farlo solo in occasione se era fattibile che capivamo che cos'era, ma così è anche più brutto perché stiamo cercando in modo di farlo svelare, ma possiamo trovarlo anche invisibile, quindi non lo scopriremo. È invisibile, ce lo mette in qualcosa. Sì. Cioè non è pesa, cioè l'altro era più mette a più ansia, questo bene o male ti appari. E che mo sono rimasti molto tempo, quindi tecnicamente potrebbe apparire. Siamo stati per molto tempo, ha fatto molta interazione, tecnicamente mo dovrebbe apparire. Abbia tutti gli indizi quasi. Madonna, vedete quell'allarme che è brutto. Sì. Io quel cazzo. Voce! Ho sentito qualcosa di strano. Madonna, libro di merda, mi sono cagato. Radio, un'altra volta, ecco cos'è. Bollitore, zitto. Forse un bollitore ci salva. Che cos'era il... Cavolo! Tutti qua. Niente. Niente, però ce l'hanno tutte e due. Perché sono tutte cose demoniache, capito? Sono tutte interazioni demoniache, capito? Squish. Niente da fare, raga, niente. Io speravo di una variazione, guarda, niente, devo farlo poi scatenare. Cioè, non è che a me piace tanto come opzione, eh? Soprattutto da solo. Mamma mia che brutta cosa. Già ci sono le missioni di esorcismo quando devi aspettare fino a 140 verso il 140, però. Guarda come butta piatti quel bastardo. Secondo me comunque è un demone.
sono sicuro al 100%. Pure secondo me, però ci deve stare quel particolare che non abbiamo visto. Il fiato, quello deve parlarti per farti cagare sotto e allora si scoprirà che è un demone. E i crocifissi inversi nelle stanze. È l'unico. I crocifissi inversi bisognerebbe cercare. Non c'erano, ho già controllato. Fra poi dovrebbe scattare, eh. Vediamo un po'. Riparte dall'aria. Minchia. Cioè immagina quell'onda d'urto ai cattivi che arriva l'entità. Tu sai, aspetta solo a casa che ti attacchi. È bruttissimo. Cioè questo trucco l'ho scoperto da un russo ed è geniale. Sì? Dovrebbe attaccare. Allora, forse l'ho visto. L'ho visto, bro. E ci hanno dato pure una reazione in più, bro. Ci ha dato pure una reazione in più. Ah, le croci all'esterno. Finalmente, okay. Finalmente qualcosa. Grazie. No, Underworld. No, mi serve. Ecco qua, sotto l'ultima piazza crocifissi all'esterno. Allora, non lo riuscivo a vedere, ma era una cosa nera. Però non si capiva. Mamma mia. Cioè, allora, sai perché non si vedeva? Perché sto disgraziato era nascosto qua. Però avendo spento le luci, non si vedeva. Aspetta. Oh. Vedi, perché senza la luce io devo vedere per forza. Quindi... No, ma sai che... Se era l'effigie avresti visto qualcosa incandescente apparire. Cioè notavi qualcosa in fiamme. Basta, però... Oh, complimenti, almeno questo... Però comunque il fatto che sei scatenato ti ha fatto uscire il crocifisso che ti hanno aiutato. Era l'unico vedi che a volte lo trucco aiuta. Ok, siamo 84. Ma abbiamo finalmente capito che è un demone, assa fa. Però, cavolo! Ma le prove hai preso tutto? Le cose che fa? Sì. E no, queste qua, quelle là, le altre prove. Questo. Per fare le sue. C'è solo una frizz, poi non sai niente. No. Cioè, non posso fare nulla. Ma non è possibile. Devi andare a vedere giù se fa qualche altra cosa. Sì, non è possibile. Mo aspetta, no, infatti mo con calma, mo aspetta che ripiglio un attimo che mo andiamo. Allora, punto 1 hai rotto. Grazie. Però hai visto quando più si stava incavolando iniziava a fare più interazioni. Questa è una cosa positiva. Spegnete per favore queste cose. Anche te, Radio. No, finalmente i libri butto. Guarda dove sta. Pentangolo, sì. Maledetto. Coltelli. Io volevo giusto... Ha buttato qualcosa. Guardate quante radio accende. Quella è la mia preoccupazione era. Allora, non scrive, non fa bip, niente. Tieni accesa la spirit box. Spirit. Hello? Mettila a terra. Accendila e mettila a terra. L'ho acceso. Ok. Voglio solo togliere questo. Where are you?
No, niente. Ho acceso un'altra cacchia di radio che non la trovo. Ah, mia. Ah, è sopra la cosa. Ma è solo una fetta, eh? Dobbiamo fare così. Però è bruttissimo, bro. Usciamo. Usciamo, bro. Anzi, riproviamo l'ultima volta, per essere sicuro che è un demone. Voglio vederlo da qua, bro. Mo che attacca, voglio rivederlo per una seconda volta, voglio essere sicuro. Lo so che tu dirai sì, però magari con altre interazioni magari scaturirebbe qualcosina. No. Almeno lo vorrei vedere a sto punto. Mi stai rompendo le scatole, adesso voglio vederti. Te voglio sgamare. Radio. Dai, grazie che mi hai detto dai, grazie. Mi sta amando sta entità, eh? Non so se l'hai notato. Bro? Non lo so. Mo voglio vedere se mostra. Mo mostrerà come demone. Lo voglio vedere. Sempre se non accende tutte le luci. Mo inizia a far saltare il contatore. Morto. Non so se l'hai visto, ma aveva gli artigli e poi è diventato invisibile. Quindi vuol dire che lui voleva uscire, solo che non può. Bene, niente ragazzi, dobbiamo necessariamente fare questa cosa. E buttare il libro. E vedere che cos'è il demone, che cosa aveva da fare. Avevamo detto il crocifisso, le candele. La candela deve essere accesa. Il valore è buono. Ah, cacchio, dov'è la candela? No, sono cretino. Io ho scordato la cosa più importante, la torcia, l'accendino. Dove l'accendino? Non l'hai buttato prima l'accendino? Mi pare che era vicino alla porta d'uscita, l'hai lanciato. Dimmi di sì, perché non me lo ricordo più. Come si fa per farlo funzionare? No, di là. Ecco. Mo vediamo come andrà. Aspetto che mi devi attaccare per forza e buttare il crocifisso. E buttare questo. Devi fare il bitrate di 140. Sì. Vabbè, quando mi attacca sto a 117.
ho messo tutto, candela, crocifisso e niente, questo. È stata tosta comunque, raga, anche questa. E non ci è andato mai, non ci è andato proprio nulla. Sto demone. Sperando che è un demone, poi se scopriamo che è un effigie ci ha trollato. Ci facciamo poi effettivamente tutta la partita, che ore sono? Oh, abbiamo perso tempo. Mezzanotte, mezzanotte, minuto. Che cacchio sta dicendo? Eh sì, quasi me la stoppiamo con l'ultima questa. Per forza. È tardi. Mamma mia, è stata tosta questa anche, non scherzo. Vabbè, abbiamo perso un po' di tempo per cercare di farla apparire più volte. Cioè, la prima volta è stato obbligatorio per farla scaturire qualcosa. Bravo. Già troppo. Non mi sta attaccando, guarda che lo devo lanciare già bene. Aspetta, mi sto attaccando. Mo' immagino che ho sbagliato. Ecco. No! Non è qua? Qua, ma sicuro che hai pigliato tutto. Sì! Non lo trovo. Forse la stanza non è questa. La stanza sopra, non è? Non è che mi viene andare su di quella che un attimo la. Potrebbe essere una stanza sopra. No, io ho paura che è buggato, perché a me mi dava, se ti ricordi, dietro il muro. Mo sai che il problema mi attaccherà continuamente perché adesso ho sbagliato l'esorcismo. Però non capisco. No, era bug è buggato. Perché era lì sotto. Bro, è lì sotto. Fammi un attimo calare ancora. Poi se riattacca allora ho dei ritmi. Capito? Ma io sopra, io ho controllato. Allora, controlla tutte le stanze che stanno sopra il coso, sopra il lo scantinato. Vediamo un attimo. Secondo me potrebbe essere una stanza di quelle. Mo vediamo se non riattacca, bro. Perché devo capire se mo attacca. Se trovi una stanza sopra lo scantinato che tiene la temperatura con la frizz, è quella la stanza. Fammi un attimo calare perché mo l'entità mi attaccherà secondo me a ritmi. Ma ha scioccato, mi ha fregata la grande. Però con l'esorcismo tecnicamente non l'hai sbagliato, perché l'esorcismo non è partito proprio. E no, quando ha lanciato il libatterra è partito, mi ha fatto attaccare, credo. Non lo Secondo me non è partito. so. Può essere. Qua speriamo. Sì, vai a controllare la temperatura. Allora, una delle stanze sopra il. Vediamo 10. se. E no. 1
Però era negativo. Vedi? No, però è all'esterno qua. No, non può essere all'esterno qui. Aspetta. Bro, dov'è? Era qua. Bro, hai visto dov'era? Dimmi che la candela ancora c'è, sta meno male. Questa è la volta scorsa, come ci hanno fregato anche la volta scorsa, ti ricordi? Ecco perché l'entità la trovavamo, però non è sceso qua, per fortuna. Che culo che non è sceso qui, bro. No, aspetta, porta pure le cose, non per la stanza. No, è qui. MF, dico, tutte quelle cose là. No, no, è questo era. Bro. Anche. Ma tu c'hai solo la fizz come cosa. Anche. Non hai nient'altro. Vero, vero. Però non devo fare attaccare, no, bro, aspetta, fammi ritornare fuori. Questo lo vedo abbastanza cazzone. Fammi uscire di nuovo. Capito, mo controlla orco se penso quella sponza là. E a sto punto non sì. Non è possibile avere solo una frizza. E adesso sì. Adesso ci troviamo, sì. Adesso sì. Però è strano, io ero entrato in quella stanza. Non me l'aveva date. Spero. Poi ho fatto una figura io e non ci avevo fatto caso, però. Farlo calare un po', perché mo devo andare un avanti e indietro continuo. Beh, gli oggetti del demone sono quelli. L'unica cosa è capire adesso che cosa potrebbe servire. Eravamo la stanza tua. Sì. Ma no, raga, sta partita è durata più del previsto. Inaspettato. No, ma forse siamo stati in parte fortunati, che abbiamo non sbagliato, abbiamo messo l'esorcismo nel punto sbagliato. Mamma mia, forse un po' abbiamo avuto la fortuna, però abbiamo iniziato ad avere più pentacoli e cose, quindi ci hanno confermato demoni. Bene. Mo facciamo tutto fast fast, raga. Accendi un po' di luce per farmi stare tranquillo. Cerca di essere veloci, Il libro rimarrà qua di esorcismo. Non deve. Oh! Ok, quello no. Dai, dai. Questo lo metto qua. Sì, perché non devono stare qui in mezzo. Sì, esco e facciamo un altro tour. Questo ci ha fregato. La volta scorsa, la prima volta, abbiamo fatto lo stesso errore. Anche la prima volta così, la prima partita. Mo usciamo e lo lasciamo. Oh, perfetto. Perfetto. Allora, finalmente, finalmente andiamo l'FM e la red. Abbiamo anche il freezing, quindi già è qualcosa. Allora, bene, già il fatto del contatore, buono, fuori uno, quindi non è poi partito. Già questo, perché non è poi partito. Il codo di Gesù. Ok, già abbiamo già tre cose interessanti, anzi due. Però il fatto delle secondo me anche radio, secondo me ci faranno spegnere tutte le radio, secondo me. Perché ho sta sensazione che ci fa spegnere tutte le radio, mo. Dobbiamo vedere solo se fa suonare quel coso. Sì, perché da come sto capendo il demone è forte con le radio, quindi c'è delle radio, quindi tu le devi spegnere. Sì, l'ho pensato subito. Ma infatti l'avevo detto, probabilmente con un esorcismo contro di lui dovevamo togliere la radio, però infatti sono freeze effettivamente. Più che altro non faceva fare nulla e non ci ha fatto capire subito, però ci potevamo arrivare.
che forse c'era un problema. Ma sai che? Questo si trova sotto, vedi, qua è all'esterno, capito qual è il problema? Cioè, quello è l'esterno, capito? Ecco che io l'ho dato per scontato. Là è l'esterno, non è l'interno. Per questo ho detto, vabbè. Ok. Sì, sta buono. Sì, ho cambiato. Sì, anche va. Sì, sì. Sei un po' tu. Sì, è un demo. Porca miseria. Quindi parla e tieni buono. Tutto. Non ho visto manco le orb, perché mo voglio andarla a vedere. Mamma mia. Oddio, pure. Eccola, è uscito il fatto di spegnere le radio. Quindi. Non solo, guarda cosa qua sotto. Che cos'è questa cosa? Donna with the spirit box. Che cos'è questa cosa? Find the to trova la bambola. No, no, dovremmo No, trovare. devi trovare la bambola maledetta con la spirit box. E la devi Cavolo. mettere nella stanza. Oh, nuova missione, nuova missione. Sì, quindi ora devi andare a fare il giro di tutte le bambole. Con la spirit box in mano. Vabbè, intanto dobbiamo togliere un po' di cose là, perché tanto. Sì, ho capito. Scrivi Scrive pure. pure, scrive pure. Mo' la bambola, demone, io non ho visto nessuna bambola. La prima bambola che ti avvicini e parli. Ok, però un'altra cosa però. Bro, scrive. Scrive pure, scrive pure. Madonna. Perché Non ci credo che prima non aveva funzionato. prima? Non ci credo che prima non aveva funzionato. Guarda quanta roba dentro. Allora, la radio, pure tenere il libro in mano. Allora, quindi quando scrivono devi tenere il libro in mano per forza. Quando parlano devi trovare una bambola posseduta. Ah, La vedi? bambola di scrivere. Quindi poi quando c'è l'FM, il Gesù di 3 me. Ok, quindi Le orb sono ancora le controllate. no, non ho avuto l'occasione. Però le radiazioni non le fa. Almeno No, l'unica cosa per il momento è questa. Però troviamo la bambola che parla. Intanto mi è stancato. Devo iniziare a spegnere pure le radio, bro. vedi se è questa? Vedi se è quella? No. Ah, ma è vero, quindi tutte, quindi vuol dire. No, questi sono pentacoli, deve esserci una bamba dall'interno, da qualche parte. Fammi vedere questo qui. No, vedi, devi prenderlo. Come oggetto devi prenderlo. Vedi, i libri sono fanno. Intanto qua aveva chiuso tutto, qua io non trovo, perché la mia domanda mo è la bambola in questione cosa potrebbe essere? Quella no. Porca miseria, madonna, mo mi ha spaventato, questo mi ha fatto un bello scherzetto. La bambola, io non la trovo la bambola. C'era una bambola qui. Aspetta.
Forse qui dentro. God is dead. On the ceiling. Behind you. God is dead. Ah no, è forse è quella che già sta lì. Sarà questa che già sta qua? Secondo me sì. God is dead. Quindi deve stare questo qua. Ma la puoi prendere? Qua. Il libro me lo devo tenere. Questo però lo fa, quindi questo deve stare qua. Questo lo devo tenere in mano, cioè quanta roba, aspetta, fammi uscire. No, usciamo. Questo può essere troppo pericoloso, però questo secondo non mi ci ammazza. Madonna raga, oh! Madonna, questa cosa sarà uno special sto gameplay, porca miseria. Allora, la roba per fare l'esorcismo, mettila tutta quanta dove sta il pentacolo, mettila tutta quanta vicino alla bamba. Sì, l'avevo pensato, sì. E quindi mo dovrei vedere le orb, perché se trovo le orb, l'ultima cosa sarebbe, non lo so. Perché devo mettere ancora la il crocifisso, devo mettere ancora la statua di Gesù. Ok. Poi il libro lo devo tenere in mano, devo spegnere tutte le radio, quindi il radio sarà l'ultimo percorso. Quindi ok. Fammi vedere com'è. L'unica cosa che devo andare a controllare sono le orb. Ma non credo che ha le orb, bro. Perché non è uno spirito, è un demone. E sta regalando. Ah, io devo spegnere pure questo, devo spegnerlo adesso, guarda. Già lo spengo. Sì, lo so che mi stai vedendo, maledetto. Orb. No, che cos'è che mi ha bloccato orb? È pure l'orb. Completo però. È completo, sì. Mi manca soltanto le radiazioni. Ma sicuro che non ce le ha a sto punto, devo fare un check. No, avrebbe suonato il gaio. A parte che è un demone a tutti gli effetti, mi sono scordato di mettere. Punto 1. Allora. No, niente, ok, con le orb meno male e nient'altro. Quindi devo spegnere tutte le radio possibili. Ah, ecco, il red bot, ecco, quando tu trovi la orb, spesso la red bot la devo tenerlo là vicino. E mi sa che l'ho lasciato già. Quindi ho lasciato questo, il libro spirit vicino alla doll, quindi attivo. Devo tenermi questo in mano. E questo l'ho spento, devo spegnere tutte le radio, quindi devo andare. Ok, sì, però io col cavolo che above è quello che mi dà fastidio. Allora mi serve, andiamo con calma, mi servirebbe la cosa di sto disgraziato, se no me lo dimentico, non lo devo dimenticare. Controllare se la radio sono tutte accese, spente, mi sembra di sì, però no? No, scusi, ma sì. Senti, questo può accendere qualsiasi. On the ceiling. Hell is here. Behind you. On the ceiling. Look up. Sì. Era questa, perché dicevano che era la bambolina. Vabbè, il gioco dei russi non mi sorprende. Bro, che
Mo l'unica cosa, bro, è... Non mi sembra che ci sono radio accese. Bro, ho la valla spacca. Niente, è morto. Dai, vieni qua, mostrati, così ti vediamo. Quanto sei bello, guardalo, ciao. E arrivederci, ciao. Era allucinato. Allora aveva, bro, aveva anche le radiazioni. Aveva tutto. Spirit box, FM. No, le radiazioni non le aveva. Allora che cacchio è che ho sbagliato? Come no, Tolting? Avevo il libro a portata di mano, ce l'avevo. Ah, forse non ero in stanza? No, impossibile, avevo una certa distanza. Il crocifisso ce l'avevo. L'ho messo il crocifisso. I battiti cardiaci. Not only ghost... Battiti cardiaci bassi e non avevi il libro in mano. No, ce l'avevo. Te ne sei uscito. Però sono rientrato, ero dentro. Però mi dice il crocifisso. Tu rimanete dentro. Sono. No, devo stare a una distanza di 5 metri. 3 metri. Però un piccolo parere mi dice il crocifisso non c'era. C'era il crocifisso. Il crocifisso c'era. L'ho messo. C'è qualcosa che non va. Hai messo il crocifisso? Qua dice che non era in stanza. Sì, ho visto. C'è qualche errore. Qua c'è qualche errore. Ok, il battito cardiaco. Ok. Però il crocifisso c'era. Il libro ce l'avevo in mano. Non dice che non era in stanza. Quindi c'è qualcosa che non va. Vabbè ragazzi, io qua la stacchiamo. Però è stata cattiva questa. Questa è stata pesante. Non me l'aspettavo. Potevamo farcela forse. Forse ce la potevamo fare. Però non ci saremmo salvati, ragazzi. Quindi potevo correre in giro e sperare che di salvarmi, però non credo. Non credo. Sarebbe stato un miracolo, ma ne dubbio fortemente. Bene, raga, io qua vi saluto qui del 38, passo e chiudo. Bene, raga.